cos'è? Guardate Bull! Ma come sta camminando? È arrivato il momento dello scontro diretto tra Bull... Cosa cavolo? Ma che cavolo è successo qui? Io vorrei capire cosa è successo all'interno di questa mappa. Perché è tutto completamente nero? Top 100 migliori glitch su Brawl Stars. E si parte... Ah! Bene, ottimo così. Se Milo usa la super e praticamente ci ritroviamo la mappa completamente ricoperta dei muri di Semilo. Il video originale di Brawl Maker lo trovate qui sotto in descrizione. E si va avanti con Spike che non ha un'ombra, Poccio che finora aveva... Cioè guardate, di là si vede solamente il cappello di Poccio. Ma che cavolo è? E poi tra l'altro la barra della vita è completamente buggata. E si continua all'interno di me lo dici così? All'interno, ma che cavolo? Cavolo, stato Pam! Signor Buzz, signorina, ma che cosa è successo? Un bug del genere non l'ho mai visto. E tra l'altro con tutte queste nuove implementazioni all'interno del Map Maker si vanno a verificare questi bug assurdi. Tipo 8 bit che va più veloce e poi completamente a caso rallenta. Ma va bene così, lo possiamo accettare. Prossimo bug! Ok, oh mio Dio! Ma questo è bellissimo! Ma tra l'altro avete visto? Vabbè, addirittura 3 picconi di Mr. Carletto. Ok, questo secondo me è il più bello finora dopo quello lì di Pam e di Buzz che è stato assurdo. Si va avanti, sempre tutto all'interno del Map Maker con tutte queste nuove implementazioni sicuramente... Ah, e abbiamo il server error. Sicuramente farò un video a riguardo in cui ci sono tutti questi bug. Cioè li voglio testare in prima persona. Magari vi porto i migliori 10 bug. Quindi lasciate un bel mi piace se anche voi volete un video del genere. Ma è arrivato il momento di shoppare qualcosa, perché di qua c'è troppa roba. Innanzitutto prendiamo gli 8 power up del carissimo Buzz. E di qua c'è il pacchetto di reazioni a 49 gemme. Il problema è che ho 23 gemme, quindi dobbiamo ricaricarle. Ma prima assicuriamoci di avere inserito il codice Kazu KZU, mi raccomando inseritelo prima di shoppare le offerte oppure di caricare le gemme. Ed eccole qui, ben 30 gemme con il codice Kazu. Quindi ce ne andiamo di qua, vediamo cosa troviamo all'interno del pacchetto reazioni. Oh, reazione di Nita, il primo reazione epica di Boo. Scrivete qui sotto nei commenti voi cosa avete trovato all'interno del pacchetto reazioni shoppato con il codice Kazu. E intanto di qua continuano a sperimentare così completamente a caso i server error. Cioè ogni volta appunto no, signore, si calmi per favore, stavano giocando, non si preoccupi, addirittura ha distrutto il computer. Si va avanti all'interno di sopravvivenza e abbiamo abbiamo Beryl che passa dall'altra parte del muro, il signor Francuccio che prova ad attaccare verso destra, il problema è che il suo attacco va verso sinistra. Ok, finalmente questa volta ce l'ha fatta, si è girato a sinistra e l'attacco è andato effettivamente a sinistra. Ah, ok, io avevo visto bug assurdi, ma come questo onestamente non l'ho mai visto. Ma che cavolo è? Ma cosa è diventata sta mappa? Voi l'avete mai vista una roba del genere? Scrivetelo qui sotto nei commenti, ok. E poi c'è questo ragazzo che ha ufficialmente rotto Lega delle Stelle. Cioè lui continua a cliccare sulla mappa e poi si è ritrovato in questa schermata completamente a caso. Buongiorno signorina Piper, come va? È arrivato il momento di killare Bull. Andiamo a vedere se ci riesce. Vai, vai, poverino Bull, però l'hanno messo al centro, lo stanno attaccando tutti quanti. Bene, Bull è morto. C'è Piper imperterrita che continua ad attaccare, usa addirittura una super e nessuno riesce a colpire. Cosa cavolo era? Perché c'era quel coso lì? Tra l'altro quel succhetto appartiene tipo al vecchio Brawl Stars. Com'è possibile? Si va avanti sempre all'interno della sopravvivenza. Tra l'altro questa clip dovrebbe essere vecchissima perché Beryl c'ha il vecchio remodel. Vediamo un attimino. Lui ovviamente è bloccato nella piscinetta. Però vabbè, estate, deve prendere un po' di sole. Poverino, è morto Beryl. Si va avanti all'interno di Raffa Gemme. Clip più... Oh mio Dio! Ma che cavolo? Com'è possibile? No! Mi dovete spiegare come fa a giampare così se mi... vabbè, addirittura le bombette di Dynamite. Mi sa che ho capito il motivo. Ha usato il bug della Star Power di un altro brawler e completamente a caso ha attivato la Star Power di Dynamite. E poi c'è l'orsetto di Nita che è molto arrabbiato. No, calmi, ragazzi, calma. Calmati. Ehi, ehi. Oh, oh.
finalmente killato. Siamo giunti allo scontro finale. Abbiamo Bull con 11 power up, Francuccio con un power up, addirittura adesso Bull ne ha 13, quindi mi dispiace Bull, ma oh mio Dio, no 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 no, fermi un attimo, come mai Bull non è stato stunnato? Cioè, Frank ha provato a stunnare Bull, ma allo stesso tempo Bull ha usato la super e quindi non è stato stunnato. E beh, Frank aveva una piccola possibilità di vincere e purtroppo ha vinto Bull. Sì, ma avanti sempre all'interno di sopravvivenza. C'è un genio che vuole timmare, ma mi dispiace, non si può timmare. Guardate che rischiate il ban. Attenzione, vediamo un genio. Alla fine timmano. Però vediamo chi è che farà l'infamata. Ehi, ragazzi, dovreste killarvi. Killatevi, per favore. È un genio, killalo. Ma perché? Che stava Carl? Dove vai? Vabbè, non ci pensiamo. Di nuovo, Footbrawl. Attenzione, guarda lì, la palla è proprio davanti alla linea. Corvo, stai attento. Corvo, stai attento. Ok, match finito. Io questa clip la conosco. Questa clip la conosco. Il bambino che ha distrutto il suo telefono col martello perché credeva che la cover fosse tipo indistruttibile. Il Questa video mi fa troppo morire dal ridere. Sì, ma avanti. In sopravvivenza vada signor Francuccio. Abbiamo Carletto completamente stunnato. Poverino, questa volta la super di Frank ha funzionato. Ebbene, adesso i nostri tre brawler dovranno sfidare il mega dinosauro. Mister Dino? Mister Dinosauro, si può... Riprenditi. Oh, secondo me c'ha troppo caldo. Ok, ha smesso di funzionare completamente il dinosauro. E si va avanti all'interno di una pila. Qualcuno mi spieghi come ha fatto? Mi sa che ho usato sempre il solito... Oh mio Dio! Ma che cos'è? Che cos'è? Guardate Bull! Ma come sta camminando? Ok, la carissima Bea piazza il suo gadget all'interno del campo di prova. Poi si sposta più a sinistra e completamente a caso, perché è scomparso tutto il miele? Ma mi spiegate perché è scomparso il miele? Buongiorno, come va? Sì. Sì, ha visto bene, è scomparso il miele. Sì, continua all'interno di sopravvivenza la gara dei be... Oh mio Dio, vabbè, dai. Quando ci sono queste luci qui all'interno di sopravvivenza, Beryl con la super riesce ad andare molto più veloce. Questo bug qui mi sa che l'ho provato anche io con Semino. Il Mister Energetic si teletrasporta, in questo caso addirittura tre Energetic vanno a finire direttamente all'interno del muro. Vediamo quest'altro con Coletti, li fa viaggiare tutti quanti dall'altra parte. Attenzione che ci riprova di nuovo. Oh, eccoli qui. E adesso quelli lì sono rimasti bloccati dall'altra parte. Qualcuno mi spieghi come fanno ad uscire ora? Ci provano anche con il primo. In questo caso dovrebbero avere tipo una super mega infinita di il primo. E infine ci provano anche con due Semino e un Edgar. Quindi i due Semino sono pronti a piazzare la super. Oh, hanno piazzato la super. Ok. Questa cosa va contro tutte le leggi della... per favore, siate un attimino composti. Cosa sta succedendo qui? Mi spiegate cosa sta succedendo? Poi abbiamo... questo qui vecchissimo come bug. Beryl che riesce ad oltrepassare il muro all'interno di questa mappa, che tra l'altro è bellissima, una delle mie preferite all'interno di sopravvivenza. Attenzione che c'è lui che piazza la sua super, quindi il robot è in difficoltà e inizia a camminare contro il muro. Vabbè, si sta allenando, stava facendo un po' di tapirulan, poi è stato stunnato, ma prova a camminare sempre dalla stessa parte. Di nuovo all'interno di sopra... mi spiegate tu chi sei? Tu chi cavolo sei? Ma da dove sei uscito tu? Ma mi spiegate cosa è successo? Poi abbiamo di nuovo Bull che non riesce a camminare. Prova a fare il moonwalk completamente a caso, ma ci riesce bene. È un ballerino prometto. Il carissimo Bull addirittura riesce a killare 8 bit. E siamo arrivati allo scontro finale. Oh, ma perché Dick non sta perdendo vita? Qualcuno mi spieghi perché Dick non sta perdendo vita? Cioè sta subendo 1000 danni al secondo, ma non muore. La vita, anzi addirittura la vita sta salendo. E di là c'è Shelly che prova ad essere attaccata. Non dirmi che vince, per favore. Non dirmi che vince. Ma come cavolo è possibile che non perde vita? E niente, lui sta qui da mezz'ora praticamente. Shelly dall'altra parte è morta e lui ancora in vita. Ma questa qui è una clip vecchissima di Brawl Stars. Abbiamo Frank che raccoglie il... Cosa? Ha raccolto il power up e si è ricaricato tutta la vita. Di nuovo, di là c'è un altro power up. Aspetta che prova a raccoglierlo. Di nuovo che si è ricaricato tutta la vita. Ma com'è possibile?
incredibile. E poi ci ritroviamo all'interno di una sopravvivenza completamente nera. Mi sa che qualcuno qui non ha pagato le bollette della luce, eh? E quindi non ci sono i lampioni per strada all'interno di sopravvivenza e nessuno ci vede. Soldati, ho una missione importante per voi. Scorrete in fondo al negozio ed inserite il codice Kazu, KAZU, mi raccomando, è importantissimo. Oppure più semplicemente cliccate il logo di Brawl Stars qui sotto e succederà una magia. Ciao!